gentilmente prestata, e abbiamo anche eccezionalmente, quindi saluto l'amico Franco Romeo Milani della Maresu di Fratta, che è stato colui che è stato depositario, grazie al signore Luigi Luciano Grande di Fisso, di questi documenti originali che sono, vedete, riportati nel quadro mostra, sono le cronache originali delle onoranze funebri che furono fatte per Faccioli nel nostro paese, che furono ritrovate dietro quella lapide il 9 gennaio del 84 per pura casualità. Al di là della onoranze funebri è proprio interessante la sequela, la lunga sequenza di nomi, patrioti, c'è veramente lo spaccato della Fiesso del tempo, dal farmacista Francesco Franzoia al dottor Carlo Boan, che era il medico condotto, al segretario comunale Angelo Spagnolari, ad diversi patrioti, tra cui appunto Giovanni Bononi e tanti altri, fino al fratello dell'arciprete Luigi De Nelli. Raccontiamo un po' la vita di Baldassarre Faccioli, uno dei mille, nel 1089 ufficialmente c'è l'elenco dei mille della liberazione della Sicilia. Grazie, buonasera a tutti. Come ha detto Chinaglia, io provengo da Montagnana, e Montagnana da parte di Natalia Faccioli. Addirittura qualche cosa di più per me, perché mio papà aveva comprato a suo tempo tanti anni fa un campetto che proveniva dalla larghissima, grandissima possessione dei Faccioli, non a Montagnana ma a Trassana. Trassana è l'ultimo paese della provincia di Verona verso la provincia di Napoli. Qui erano imparentati con i Guerrieri di Campania e avevano, come si dice, queste notevoli, notevolissime possessioni. Il papà del Faccioli, che si chiamava Girolamo, era un avvocato di diritto proveniente da Venezia, ma che per ragioni patrimoniali si era trasferito nella bassa veronese prima e nella bassa padovana poi, soprattutto a Montagnana e a Catale di Sodoria. Il Baldassare, che portava il nome poi del nonno, aveva, come si dice, a Montagnana, è nato il Baldassare di nonno di Gerardino. Il nonno proveniva da qualche cosa di molto più lontana. E questo fatto di avere queste estese possessioni sia a Montagnana che a Casale di Scodoria ha fatto sì che il 25, se fosse il 25 per allora era la norma, io sono il settimo di 8, per cui non mi dica proprio una qualità. Questo Baldassarre Faccioli ha avuto un ruolo straordinariamente importante nella vita politica e di Montagnana e di Casale di Scodoria e anche nel Parlamento nazionale, perché il Baldassarre Faccioli era avvocato di Grillo, avvocato molto molto affermato. Se voi dopo guardate là c'è la villa dove abitava Casale Scodoria, vedete che non è una casa da poveri diavoli, ma è una villa di primo ordine, vorrei dire che era la seconda del paese dopo la villa Correa. Quindi questo Baldassarre Faccioli, questi figli li ha disseminati tra Montagnana, Casale e Venezia. Perché ha concluso il suo percorso di filiazione a Venezia? Perché il quinto figlio, Gerardo, è nato a Venezia, perché il Gerolamo era stato richiamato dal grido di richiamo della Repubblica di Marin e era corso a Venezia, in quel frangente di quel tempo che si trovava a Venezia, dove è stato deputato del montagnanese a Venezia, ripeto, durante la Repubblica di Marin. Nel periodo lì è nato il quinto figlio. Finita l'esperienza della Repubblica di Venezia, è ritornato a Montagnanzi, a Casale Scodoria.